chi partecipa, dicevo, decide di mettersi in gioco e si assume anche le responsabilità che ne derivano da partecipare a questi gruppi di autoaiuto. Quali sono le responsabilità? Innanzitutto la fatica di confrontarsi con gli altri, la frequenza agli incontri, il dover andare periodicamente a questi incontri, il rispetto degli altri, il non giudicare gli altri, la fatica di dover parlare di sé anche, cioè di aprirsi, l'attivarsi per un cambiamento personale e anche sociale, non anche per gli altri. Ma come dicevo prima, deve essere una scelta. Queste persone scegliono di farlo, primo per stare meglio, per alleggerirsi di un problema che magari sente troppo pesante sulle sue spalle, per conoscersi anche, per dedicarsi del tempo, perché nel gruppo si fa anche un discorso di crescita personale, di chiarimento di sé, per imparare ad ascoltare anche, per approfondire anche certe problematiche che non riguardano, riguardano magari con i familiari o personalmente, per essere più informato riguardo a un certo problema, anche per socializzare, perché no? Sicuramente non per cambiare gli altri. Non si va in un gruppo di autoaiuto per cambiare gli altri, per dire cosa si deve fare, cosa si deve fare, per consigliare, eccetera. Qual è il primo ostacolo che si incontra? L'ostacolo più evidente, il primo ostacolo, è legato alla fatica proprio di uscire di casa per andare all'incontro del gruppo. Ma chi si sforza, chi partecipa, dichiara poi, quasi tutti, dichiara poi di sentirsi meglio, di tornare a casa più soddisfatto. Guardate, per comprendere veramente il significato della partecipazione a un gruppo di autoaiuto, ci vuole tempo e una certa continuità, perché il gruppo si deve amalgamare, si deve creare un clima favorevole e ci vuole un po' di tempo. Inizialmente nei primi incontri ci si chiede che cosa serve, diventa più una sola fatica del resto, o di frutti, diciamo, del... Poi piano piano, incontro dopo incontro, si inizia a capire che se si è insoddisfatti, se si è alla ricerca di strade sconosciute, magari perché le vecchie non sono soddisfacenti, il gruppo può essere la cartina geografica, perché nel gruppo si impara a percorrere delle strade nuove. Quindi diventa come una cartina geografica, perché si vedono tante altre strade e quindi si può scegliere altre strade, magari perché le strade che si è sempre percorso nella vita sono insoddisfacenti, non hanno portato a risolvere i problemi. E questo perché si parla ad ascoltare nel senso più profondo del termine, si ascoltano le parole, anche il silenzio, il dolore, la gioia a volte, le scelte di ognuno, le esperienze di ognuno, imparando a non esprimere subito i giudizi, come facciamo di solito, come si fanno in altri tipi di gruppi, ma aiutando gli altri solo attraverso l'ascolto, l'ascolto partecipativo di cui abbiamo parlato, e anche attraverso il racconto della propria storia. Ora vi faccio vedere uno stralcio di un gruppo di autoaiuto. Questi sono genitori di ragazzi con problemi psichici, psichiatrici, anzi. Questa volta è presente anche un facilitatore nel gruppo. Alla fine del filmato sentirete le considerazioni e riflessioni che riesce a fare una madre di uno di questi ragazzi, dopo aver partecipato naturalmente a una serie di incontri.
poi fare potete fare quelle delle vostre riflessioni, considerazioni. Che andava a Milano, che usava lo scooter, cioè secondo me va stimolato. Quando io ti prendi 50 euro per guadagno al mese, te lo vai a comprare, se no noi non te lo compriamo più. Secondo me, se non lui perde tutte le sue capacità, dovete per andare via lì, può anche andare, ma no, ma poi scusa, se andava, scusa Francesca, ma se andava a Milano da solo, diceva prendeva molto. Ma scusi, ma perché si è regredito così? No, tante cose si è regredito. Non è regredito, semplicemente sono cose che non hai voluto fare. Lo costringete? Perché lui, quando veniva via, dovrebbe dare quei soldi e sapere che noi facevamo fatica a arrivare a fine mese, per lui era un cruccio. Però devi dare talmente egoista che dice se no, fa la festa no, prima, no, non è così. Anche lì, questa cosa, adesso ho detto, forse sai, io sono da gennaio che non va più privatamente, ma va mutuo assistito, ecco, però vedo che è più rilassato. Ma io conosco Andrea, è sempre stato un ragazzo molto sensibile, è buono, ed è molto positivo, sì. Sì, sì, infatti lui... prima sì, ci andava perché diceva mamma vado perché ne ho proprio bisogno, mi sento proprio il bisogno di andarci dal dottore, così ecco. Però quel momento doveva venire via e doveva darle quei soldi, per lui era un blocco proprio. Invece adesso vedo che quel senso di colpa non ce l'ha, proprio per stabilire proprio un'etica, no, di questi incontri mi fanno pagare. Perché uno deve capire che se sia che certo, anche non paga, paga lo stesso. Che non fa proprio. Sì, sì, anche una cosa. E anche giusto. Un discorso di etica, diciamo sì, così. No. Ecco, quindi non so, adesso speriamo che non ti faccia pagare, però. Che bello, spero di no, perché era tanto vita. No, perché costa fare la psicoterapia, no? E quindi il tempo, perché tu dici perché mi fa 50 minuti? Che rabbia! Sono lì che sto dicendo una cosa così importante, importantissima, sono lì a metà, sì. Ma buongiorno, ci vediamo la prossima volta. E tu dai fuori ti viene una rabbia, allora. Perché è tutto che tu devi fa parte per aiutarti a ridimensionarti, a darti una disciplina. Adesso è stata molto male, ma dopo mi sono presa e capisco quanto sia difficile l'accettazione totale, completa di una, e poi giorno per giorno andare avanti e condurre un'esistenza normale, libera, nonostante. Perché non puoi esimere te stessa dalle tue necessità, privarti di tutto, perché è come una forma di riscatto, come una forma di... Non per niente, io non dico me rifrego, io dico semplicemente che, almeno nel nostro caso, se io ho bisogno di un po' di tempo, qualche giorno o il mese, eccetera, eccetera, di rinvigorirmi, eccetera, eccetera, per mantenere il mio equilibrio psicofisico eccetera eccetera, mi potevo andare, o vengo qui o vado giù in Kenya, oppure prima mi prendevo 20 giorni all'anno di vacanza da sola e tornavo più, insomma, certo mi mancava, lo so, okay, neanche più di tanto, vero? Perché dicevo, quindi si tratta anche di me. Voglio dire, non è egoismo questo, è sano volersi bene.